La quindicesima giornata del campionato Elite Under 16 Girone B vede la Romulea di Francolini portarsi a casa il big match contro la Vigor per Conti e allungare così a più 8 sul rossoblù, mettendo una seria ipoteca sul primato della classifica. Decisiva per la vittoria finale la rete di Aquilini nel primo tempo. Parte subito forte la squadra ospite che ci prova con Fiumara. La conclusione del 7 però si infrange sul difensore. Al quattordicesimo è invece il numero 10 Principessa a cercare la conclusione, la quale però non c'entra alla porta, difesa da Coronas. Al 17esimo ecco l'ennesimo pericolo per la Romulea che concede spazio a De Angelis per liberare il tiro. Conclusione che sfila di poco al lato sinistro del portiere. Dopo una prima mezz'ora di dominio Vigor ecco che il risultato si sblocca. Sabatani trova orizzontalmente Aquilini che di prima intenzione pesca l'angolo lontano. Gol pesantissimo che porta in vantaggio la Romulea quando siamo al 23esimo minuto di gioco. Nei minuti successivi la Vigor spreca una buona punizione con un tiro alto di Principessa, mentre pochi istanti dopo è ancora la Romulea a sferare il gol con un insidioso tiro cross di Bartucca, che però non c'entra lo specchio. Il secondo tempo vede la Perconti cercare il pareggio, ma ad andarci vicino è ancora la squadra di casa. Di Fiore deve al volo un cross dal lato destro e batte il portiere. Esulta il numero 9, che però deve fare i conti con l'arbitro, il quale ha sanzionato con il fuorigioco un tocco di Mussini sulla linea di porta. Non ci credono i ragazzi di Francolini che accerchiano il direttore di gara. Il brivido del gol annullato fa rialzare la testa ai rossoblù, che al quindicesimo sfiorano il pari con un tiro mal calibrato di De Angelis. La spinta degli ospiti cresce con il passare dei minuti e stavolta a sfiorare la rete è Sperduti. Miracoloso Coronas che devia in angolo. Nei minuti che vanno dal 20° al 30° De Angelis sfiora il gol due volte. Nella prima occasione il tiro del 9 è facilmente parato dal portiere, mentre nella seconda solo il palo nega all'attaccante la gioia del gol e del pareggio. Ora la partita è un assedio della Vigor verso l'area della Romulea. Ad andare vicino alla rete stavolta è Sperduti, il quale però non dà né forza né precisione alla sua conclusione. Da segnalare verso il 38esimo anche la buona iniziativa di Orlando, il quale si libera bene dal proprio marcatore e dopo aver smarcato un altro difensore si fa murare la conclusione. Con il passare di minuti sale la tensione e si inasprisce la partita. Il gesto di Fiore fa infatti andare su tutte le furie i giocatori della Vigor. Deve riportare la calma il signor Lecce che estrae diversi cartellini. L'ultimo disperato traversone viene utilizzato malissimo da Paloscia, che di fatto regala palla alla Romulea. Fischia allora tre volte l'arbitro che sigla la vittoria Amaranto. A fine gara si riaccendono i diverbi sia dentro che fuori al campo e riprendono le spinte, come quella del numero 6 rossoblù Fiumara, che appunta con il rosso. Dopo che le due squadre sono state divise, può allora festeggiare la Romulea un successo importantissimo che rappresenta un passo in avanti verso la vittoria del girone.